Bella ragazzi, sono Kingslave Corporation e oggi finalmente, finalmente, e ripeto, finalmente, facciamo la reaction di alcuni trailer dei videogiochi della PlayStation 2. Signori, vi ricordo di lasciarmi mi piace, di iscrivervi al canale su Twitch e su YouTube e di seguirmi su Instagram, commentare se vi va e di mettere la campanella per rimanere aggiornati. Poco, però aggiornati. Il primo trailer che vedremo è Ben 10 Protector of Earth, il trailer. Se la qualità del video fa schifo, non questa dico, ma quelli dei trailer perché sono stati pubblicati anni fa. Quindi, vabbè, io direi di iniziare. 3, 2, 1, via. This product is not yet rated. 2008, quindi. All of your favorite alien heroes. All of their awesome superpowers. Ti ricordi? This fall, experience all of the out of this world action for yourself in Cartoon Network's Ben 10, Protector of Earth, the video game. Bellissimo. Madonna, ragazzi, quante volte ci giocavo a sto gioco, incredibile. C'erano pure i trucchi, c'erano. Ben 10, Protector of Earth video games. Facevo delle mosse incredibili. Wow, bellissimo. Spettacolare. È stato pubblicato nel 2008 il trailer. Vabbè. È bello, è bello. Niente di che. Io ovviamente ci giocavo molto, quindi. E niente, passiamo al prossimo trailer. Il secondo video che andremo a vedere adesso è un trailer abbastanza famoso nei trailer. Vabbè, sì, anche il trailer con 4.800.000 visualizzazioni all'incirca. Il gioco si chiama Bully. Canis, Canem Edit, qualcosa del genere. Ci ho giocato pochissimo, mi ricordo poco di questo gioco perché ai tempi si giocava a GTA San Andreas, quindi manco Bully, però Here we vediamo il are, trailer. boy, Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Hey, Eggie. You can clean my shoes. This school is filled with wild beasts. You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? Get used to it, kid. You're a man. No, no, no! I always knew I was a born leader. Ernest. I can do anything I like in this place. Anything at all. This place is full of bullies and maniacs. Un GTA scolastico, in poche parole. Ah. Come here. You're a degenerate. The thing I trusted you. You're a pig. You've ruined my life. Bullworth is a microcosm for the whole world. I like you, Jimmy Hopkins, but I need you to do something Go for me. Go away, Jimmy. And boy, that nose of Mamma mia, potevi andare a giro con lo skateboard, raga. Welcome to Bullworth. This Bellissimo. Product is not yet rated. Bellissimo, bello, 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 bello. Ragazzi, che dire su sto gioco? Come ho detto prima, ci ho giocato pochissimo, però non mi ricordo quasi niente. Però mi ricordavo che potevi lanciare i petardi a tutti. Io li lanciavo sempre ai bidelli, quelli che correvano. Come on, here, come on! E fuggivo, mamma mia, con lo skateboard. Ma che cazzo ne sapete? E vabbè, signori, questo trailer è finito e passiamo al prossimo. Il prossimo trailer che vi voglio far vedere si chiama. Non è molto popolare, però io ci ho giocato moltissimo, l'ho anche finito. Però ovviamente col tempo, diciamo che l'ho distrutto il CD, però vabbè. Si chiama The Matrix Path of Neo per PlayStation 2. IGN, quindi, partiamo. Partiamo. Da quant'è? 2011. Here we 10 go. anni sto gioco. Bellissimo. Bellissimo. to the real world. A world where anything is possible.
Wow. Se lo fanno su PlayStation 5 è una roba del genere, regà. Ma che cazzo ne sapete voi? Mamma mia. What happens if I fail? Then Zion will fall. It is inevitable. The hell it is. Dodge this. Wow. Ma ricordo che questo potevi farlo. Potevi fermare pure i proiettili. Mamma mia, raga. Bello, bello, bello veramente, bello. E fino all'ultimo. È vero che è della Warner Bros. L'Atari! Da quant'è che non vedo l'Atari? Ma vabbè, vabbè, vabbè. Signori, che dire su sto gioco? È bellissimo. È spettacolare. Io vorrei rigiocarci un'altra volta avendo una PlayStation 2. Io spero che... Avete presente, no? Hanno fatto la PlayStation Classic, no? Che mi metto i giochi già dentro. Ma perché non fate pure con la PlayStation 2 sta cosa del genere? Mettete Matrix, King Kong, Percy Jackson. Mamma mia, ragazzi, sarebbe uno spettacolo incredibile. Mettetelo su PlayStation Now, sto gioco. È bello, porca miseria, è bello. Vabbè, signori, che dire? Passiamo al prossimo trailer e a tra poco. Il prossimo gioco, trailer... di un gioco bellissimo. Ragazzi, questo gioco ha fatto, secondo me, la storia. Vi dico solo, vi do un indizio. 10 su 10. Stiamo parlando di lui, di God of War. Signori, godiamoci questo trailer. Da capo però, 3, 2, 1, via. Mamma mia. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. Once a captain, Kratos had begun his command with only 50 soldiers. Ragazzi, la qualità è pessima. Numbers grew to the thousands. His wife, the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. Burn this village! Burn it to the ground! But that which he desired would ultimately consume him. Ares! God of war! Destroy my enemies! And my life is yours! That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. Do you feel the rage that drives your blade? That is my doing. All your strength comes from me! By the gods, what have I become? The journey forward is perilous. The oracle spoke of Pandora's box. The box is hidden well, far across the desert of lost souls. And with such a weapon, I could defeat Ares. With the box, many things become possible. I will find Pandora's box. And I will use it to see him fall before me. The battle of tell the God of War I am his no longer. Your final lesson is at hand. Bello, bello. Wow, bellissimo ragazzi, bellissimo. Signori, che dire su questo gioco? Questo gioco è stato una svolta per me della PlayStation 2 in generale, perché era sconosciuto questo gioco. Poi tutti l'hanno comprato, tra l'altro sto vedendo che ha 23.000 visualizzazioni. È male questo, molto male. E vabbè, signori, che dire, ci mancano altri tre giochi, tre trailer di giochi che vorrei farvi vedere. Mo proviamo con un altro trailer e niente, passiamo al prossimo. Il prossimo, terz'ultimo, no, secondultimo, vabbè, il prima del penultimo, ecco, così almeno facciamo... È un gioco che sta per uscire tra poco.
ovviamente della PlayStation 2, che dire. E niente, signori, Ratchet & Clank. Ragazzi, non si vede niente. C'ha 240 pixel sta cosa. Non vedo, non vedo. Che poi pure davanti alla televisione. Vado alla musichetta. Bellissimo. Lanciafiamme, mo ricordo. Mi ricordo tutto, l'ho finito 5-6 volte sto gioco. Sono tutte le posizioni del botto d'oro. Che poi prima non c'era neanche internet, però io sapevo. L'avevo trovate perché io cercavo sempre, sempre. Poi me ne sono segnati su un foglietto il pianeta e il luogo. Casomai vi porto anche il Ratchet & Clank del 2018, che sarebbe il remake di questo. Però questo qua è molto più bello. Da PlayStation 2 è molto più bello. Che non è niente di che sto gioco, eh. Però è famoso, molto famoso. Ed è del 2011 pure questo. Cioè, questi sono i trailer pubblicati. Però vabbè. E niente, che dire su sto gioco, ragazzi, è una bomba, vi posso dire che è una bomba, e basta. Passiamo al prossimo. Il penultimo trailer è di un gioco che secondo me ha fatto la storia, simile a God of War. Sto gioco mi manca moltissimo, soprattutto con la PlayStation 3, che faremo anche i trailer, la reaction dei trailer ai videogiochi della PlayStation 3, con calma. Signori, questo gioco mi rimane nel cuore per il semplice fatto che la conosco, la saga, bellissima. E niente, facciamo la reaction a Prince of Persia Warrior Within, che sarebbe Prince of Persia 2, però vabbè. C'era un livello in cui dovevi sconfiggere un mostro d'ombra. Era difficilissimo per me. Però alla fine ce l'ho fatta. C'era pure un'introduzione quando aprivi il gioco. De lui cappucciato era horror, proprio horror. Prince of Persia, raga. Bello. Ecco le ombre. Bellissimo. Era simile a God of War. Però meglio che God of War. Mamma mia, ragazzi, che ricordi, che ricordi. Natale 2004. Ah, è vero, perché non sono uscito nel 2011. God of War è uscito nel 2005. Vabbè, vabbè, dettagli. Che dire su sto gioco, ragazzi. Questo gioco è bello, bello, basta, finito. Passiamo al prossimo, è l'ultimo. L'ultimo trailer che vedremo adesso è meno conosciuto, dura di più degli altri, dura 3 minuti e 25, è tutta azione, quindi si chiama The Suffering. The Suffering, cioè, ci ho giocato, però mi sono fermato una parte che mi faceva caca sotto. Non ho giocato al secondo, però mi piacerebbe rigiocarci con la mentalità di adesso e con l'età che avrei adesso. Mi piacerebbe rigiocarci a questo gioco, signori. The Suffering, che è stato fatto in camera libera, free cam, che nel tramite del gioco, vabbè, avete capito, no? Che il secondo è più bello, cioè le due trasformazioni, se era buono, bello. Wow.
Io mi cagavo sotto, raga. La merda facevo sto gioco. Ecco, questo è il protagonista. Slayer. Questo è Marksman. Che poi è bello, perché ogni mostro c'ha una sua storia. Pure lui c'ha una storia. La musica però. Inferno. Questo si chiama Inferno. Inferno. Eccolo, il mostro. The Suffering. Prison is hell. Vabbè, fermiamo qui il trailer, tanto non è niente di che, raga, c'è stata tutta azione, beh. Un po' di storia, proprio, vabbè. Signori, questo gioco è bellissimo. Fermo, basta, finito. Questo gioco è bellissimo. Peccato che mi cago sotto, però per il resto. Signori, il video può finire qua. Vi aspetto domani. Allora, stasera uscirà un altro video. Un po' più speciale stavolta, perché, spoiler, ho partecipato a un quiz di un Twitcher, ok? E ho vinto una sub, ok? E niente di che. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Mettete mi piace, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, per stasera, perché stasera uscirà un bel video. Durerà una trentina di minuti se lo edito bene, ok? Bene ragazzi, ciao a tutti.